Apulia TV fa tappa nella meravigliosa Marina d'Ugento. La Marina d'Ugento è situata a 60 km a sud di Lecce, sul versante ionico, ed è una delle mete più ambite del turismo balneare del Salento. La nostra prima tappa è Lido Marini. Pensate ad un angolo verde molto caratteristico, ad una ridente località dal clima mite, costeggiata da una lunghissima distesa di spiaggia dorata, ad acque limpide di impareggiabile bellezza. Tutto questo è Lido Marini. Qui ci troviamo nella riserva del Parco Litorale di Ugento, e cioè tra Torre San Giovanni e Lido Marini, sul lato ovest del Basso Salento. Quest'oasi naturalistica, unica, include al suo interno una splendida striscia costiera bagnata dalle miti e brillanti acque del Mar Ionio. Le spiagge del parco sono caratterizzate da una speciale sabbia di tonalità chiara. Tale tipicità cromatica è determinata dalla presenza di piccoli organismi, come le conchiglie, che, sbriciolandosi, si mischiano con i normali granelli di sabbia. Non manca un tratto di costa con scogli bassi, per gli amanti della pesca subacquea e dello snorkeling. Torre San Giovanni è una delle marine del comune di Ugento ed offre prevalentemente lunghissime spiagge di sabbia chiarissima e fine. Caratteristiche sono anche le numerose isolette che si trovano a pochi metri dalla battigia. Torre San Giovanni dispone inoltre di un porto ben attrezzato e di un faro molto caratteristico, posto sulla vecchia torre di guardia tinteggiata a scacchi bianchi e neri. Il suo paesaggio è caratterizzato da una folta fascia di pineta che si protende su una spiaggia di finissima sabbia bianca. La costa è invece formata da rocce basse e accessibili che si tuffano in un mare cristallino dai ricchi fondali di fauna e flora marina. Se siete degli appassionati di immersioni, potrete godere della splendida vista dei fondali e gli amanti della pesca subacquea troveranno un vero paradiso tra ricci di mare, polpi, saraghi, orate, spigole e tante altre varietà di specie marine.